Entro fine mese l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore potrebbe avere il suo drappello di polizia di Stato. Un ritorno nei locali attigui al pronto soccorso della struttura di Viale San Francesco. Il drappello è stato sempre presente a Nocera Inferiore, ma per motivi organizzativi, dovuto alla revisione degli spazi, ma anche alla riorganizzazione del personale del commissariato, è da un po' di tempo che non è più attivo. Entro fine mese, però, dovrebbe ritornare, quantomeno in orario mattutino, un agente di polizia di Stato nel presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. Un ausilio, un punto di riferimento per quanti vorranno denunciare presunti casi di mala sanità. La morte sospetta, avvenuta in corsia di Raffaele Granata di Scafati, è solo l'ultima di una serie di episodi tragici che hanno visto protagonista nell'ultimo periodo l'ospedale Nocerino. Saranno certamente le indagini a stabilire cosa sia accaduto sabato, ma resta il fatto che l'ultimo fine settimana è stato uno dei più traumatici per la struttura sanitaria di Nocera Inferiore. Venerdì e l'altro ieri ci si è trovati a corto di camici bianchi con ripercussioni pure domenicali. Nel primo caso il medico di turno, vistosi solo, è stato costretto a chiedere alla centrale 118 di non far arrivare ambulanze, comunicando la cosa in autotutela al commissariato di polizia. Solo l'aiuto di due medici del 118, uno proveniente da Scafati e uno da Cava, è servito a tamponare l'emergenza. Stesso copione sabato sera. In questo caso il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio ha chiesto un internista al reparto di medicina. Ma cosa sta accadendo? Succede che abbiamo una insufficienza di organico di base, ha risposto il direttore D'Ambrosio. Attualmente si opera con sei medici strutturati più il responsabile e completano i turni un gruppo di medici fornito dall'emergenza territoriale. Occorrerebbero invece almeno 17 medici. Non riusciamo a fare i turni di base, ha aggiunto D'Ambrosio, e un improvviso congedo per malattia ci mette in ginocchio. Da qui un appello allo spirito di servizio. Molte volte ci sono colleghi che non hanno il senso di responsabilità e appartenenza. Il responsabile della struttura ospedaliera dell'ASL Salerno ammette le criticità, ma è altrove però che dovrebbero rendersene conto e trovare soluzioni. D'Ambrosio infatti ha informato il subcommissario della crisi in atto. E dalla direzione sono arrivate rassicurazioni, ovvero si vorrebbe procedere all'attivazione di avvisi per medici di pronto soccorso. Altrimenti, ha affermato il direttore sanitario dell'ospedale Umberto I, non possiamo più andare avanti. Ma mentre il medico studia, mai detto è stato più calzante, il malato muore.